questa è la tipica borsetta sottosella che può essere inserita sotto il sedile della nostra bicicletta. All'interno generalmente contiene degli attrezzi, quindi attrezzi che vi ho accennato prima, e anche delle batterie di sostituzione se abbiamo delle luci che funzionano a batteria possono essere inserite. Il kit antiforatura, una camera d'aria di scorta, a volte non fanno, questa deve essere della misura diciamo per la nostra bicicletta, per le nostre ruote, e le leve che servono a smontare il copertone. Andrò a mostrare come si smonta, diciamo, la ruota posteriore, che da quello che ho capito sembra che sia quella che potrebbe portare più problemi, visto che c'è la parte della trasmissione della caviglia. Allora, se la ruota prevede un sistema di sgancio come questo davanti, non c'è neanche bisogno delle chiavi inglesi, ma basta aprire il mozzetto e sganciare la ruota. Va liberato dal freno. E la ruota è smontata con un semplice gesto e senza utilizzo di attrezzi. Alcune biciclette prevedono lo sgancio rapido anche nella ruota posteriore, questa non è possibile, quindi dovremo avere una chiave inglese della misura giusta e cercare di montare la ruota. Liberati i dati che reggono la ruota al telaio, dobbiamo liberare anche la prima di tutto. Una volta liberata la ruota dal freno e sganciata dal telaio, andrò a passare attraverso il cambio e libera anche quella posteriore. Supponendo che noi adesso passiamo i cuffia, allora adesso è entrato. Andiamo a tirar fuori la camera d'aria per sostituirla o eventualmente ripararla con il kit di riparazione. La valvola della camera d'aria è tenuta al cerchio tramite una ghiera che va spilata. Con le leve cacciagomme o cacciacopertoni, in genere i kit che vendono nei negozi sono da 2 o 3 leve. Allora, si inserisce, una volta queste venivano fatte in metallo, adesso non più perché ovviamente si correva ancora più il rischio maggiore di pizzicare la camera d'aria. Adesso in plastica
non funzionano meglio per questo. Si inserisce la prima leva tra il copertone e il cerchio e si tira fuori il copertone in questo modo. A una distanza di circa 30-40 cm si inserisce la seconda leva. Si tira in questo modo fuori il copertone. Dopodiché con la terza leva facciamo appunto leva sul copertone ed esso esce fuori dal cerchio. Si estrae la camera d'aria. Allora, prima di sostituire la camera d'aria, se ne abbiamo una di riserva, di scorta, e la misura è scritta sempre sul copertone della camera d'aria, dovremmo, in questo caso è una 26x1,9, dovremmo accertarci che all'interno, diciamo, del copertone non sia entrato nessun oggetto che possa riforare la seconda. Quindi, se riusciamo a girarlo, ci sono i copertoni pieghevoli ultimamente che hanno questo anellino qui in Kevlar che si girano molto più facilmente rispetto a questi. Se hanno l'anello in acciaio, passeremo le mani dentro in questa maniera e cercheremo di sentire dove è lo spino, il vetro, ciò che ha l'oggetto metallico, ciò che ha forato la nostra camera d'aria. Se non lo troviamo, potremmo ritenerci fortunati che non si è incastrato il copertone, ma dobbiamo fare molta attenzione perché a volte sono talmente piccoli che sembra che non ci sono e dopo un po' la camera d'aria si rifora di nuovo. Dopo averci accertato che non ci sia più, diciamo, nessun corpo all'interno del copertone, questo si rifissa soltanto da un lato al cerchio, in questa maniera. Questo modo, avendo un lato libero, e la camera d'aria si rinserisce partendo dalla valvola per prima. Quindi si mette la valvola della camera d'aria nel buco. Auspicabile che sia così. O quella nuova o quella riparata. Vabbè, per riparare la camera d'aria esiste il kit. Se dobbiamo riparare la camera d'aria, supponendo che diciamo ci sia un foro, Buchiamola. La prova. Dobbiamo essere allora, la parte col foro va, prima di tutto, se abbiamo anche a disposizione una penna, cerchiate per poterla sempre tenere sott'occhio, altrimenti cerchiamo di non perderla. La grattiamo con della carta vetrata per far sì che la parte, diciamo, di gomma diventi più porosa e quindi assorba meglio il mastice. Mettiamo del mastice sia sopra il foro che intorno al foro. E mettiamo la pezzuola. Una volta messa la pezza, dobbiamo cercare di tenderla. Ah, aspettiamo prima che si asciughi un po' il mastice. E dopo va messa la pezzuola e noi dovremo cercare di tenderla e tenerla, se possibile, sotto pressione, oppure comunque cercare di schiacciarla con le dita. Prima di inserire la camera d'aria, possiamo Quindi quanto tempo deve e circa da quando metti il mastice, circa 3-5 minuti. il buco invece come si trova se non ce la fai da Il buco beh c'è cioè, un sistema che non si fa se è molto piccolo si deve rigonfiare la camera d'aria e poi un po' d'acqua sopra e avvicinarla se possibile alla bocca, alle labbra, perché sono più sensibili e si sente l'aria.
una volta riparata la camera d'aria va leggermente gonfiata per avere un po' più di consistenza quando si mette nel copertone. E va inserita nel copertone partendo sempre dalla valvola. Inserita all'interno del copertone in questa maniera. E poi il copertone all'interno del cerchio. Quest'ultima operazione, nell'ultimo tratto, se il cerchio è nuovo, questo forse non c'è bisogno, ci possiamo aiutare a rimetterlo dentro il, e se il copertone è nuovo ci possiamo aiutare a rimetterlo dentro il cerchio con delle leve cacciacopertoni, perché se in questo caso facesse troppa resistenza noi potremmo inserire la leva e riuscire a rinvitarlo dentro. Una volta inserita la camera d'aria all'interno del copertone, la gonfiamo un altro po', per vedere se la riparazione viene. E per cercare di sistemare all'interno del cerchio del copertone la camera d'aria in questo modo, in modo che si centri e non faccia diciamo, accumuli al suo interno, che sia ben distribuita insomma. Dopo fatta questa operazione possiamo rimontarlo nel telaio aprendo il cambio e facendo passare i rapporti. Si restringe la ruota del telaio e l'operazione è finita. Aggiungiamo il freno, in questo caso il freno cantilever che diciamo, funziona tutto con il cavo, quindi riagganciamo il cavo. Thank you.
possibile che ci siano delle perdite dalla valvola? Sì, in quel caso infatti anche per quel caso è raccomandabile avere sempre una camera d'aria di riserva, perché il kit forature può aiutarci nel caso in cui sia un foro, ma nel caso in cui perda la valvola è chiaro che solo una camera d'aria può sostituire quella che abbiamo. Questo è uno E una volta sistemata, diciamo, la camera d'aria, si può rigonfiare totalmente e possiamo ripartire. Se non vogliamo ridurre, diciamo tra virgolette, anche drasticamente il rischio di forature, potremmo acquistare e installare delle fasce antiforatura che esistono in commercio. Queste praticamente, diciamo, esistono fondamentalmente due materiali: uno più plastico, quasi tra virgolette giocattolo, nel senso sì, ci tutela dalle forature, ma ha una resistenza minore rispetto a quello che è in Kevlar, che costa un pochino di più. Si mette tra il copertone e la camera d'aria. All'interno va praticamente tolto tutto il copertone, come abbiamo adesso visto, messa questa fascia e poi messa la camera d'aria normalmente, come ho fatto io adesso. E possiamo ridurre il rischio di foratura anche del 90%. Sì. E io l'ho installato sulla mia mountain bike, ovviamente da 2 anni a questa parte non ho più bucato. C'è il rischio di pizzicature e forature laterali, soprattutto per chi fa un po' di fuoristrada, magari sulle rocce, se le gomme non sono diciamo alla pressione giusta, può succedere lo schiacciamento della camera d'aria e forare, però è una probabilità molto molto più bassa rispetto a quella di non averle. Quanto costa questa fascia? Allora, quelle in plastica le trovi anche da Decathlon e costano nell'ordine dai 12 ai 15 euro. Allora, può succedere, come è successo anche in questo caso. Di strada succede questa cosa, quando la rimonti, no? Sì, ho capito. Allora, se innanzitutto devi controllare che il mozzo sia ben sceso all'interno dei forcellini, se si parla dietro, della forcella se parliamo di quella davanti. In quel caso può succedere che comunque un po' si disallini la ruota rispetto ai pattini del freno. Il freno V-brake, se hai quelli ha due viti laterali che consentono, giochi su quelle, che consentono di riallineare i pattini, perché praticamente tendono le molle su cui è fissato il freno al telaio. E quello potrebbe essere un modo. Se hai il freno a disco, comunque in quel caso si allenta la pinza del freno, si tiene premuto il freno all'interno della pinza e il disco si riallinea da solo all'interno della pinza. È abbastanza più facile, sì, ma anche questo del V-brake. Questi qua, diciamo, questo tipo di freni vecchio, che per fortuna si trovano sempre di meno, anche perché la potenza di questo tipo di freno è molto ridotta rispetto al V-brake o al freno a disco, naturalmente. E, diciamo, puoi solo cercare di allentare il cavo e accertarti che la ruota sia in asse col telaio, basta. Non c'è una regola? No. No, devi andare a occhio, e provare. Oppure una volta vedi niente, la ruota deve arrivare a tempo, esci fuori la camera d'aria. Io l'ho fatto spesso così, perché non mi vado impazzire fuori con te. Ma comunque, diciamo, quello è il meno. Se, ripeto,
se volete ridurre il rischio di forature, a dispetto ecco di altri che usano il sigillante, cose di quel genere. Sigillante io personalmente lo sconsiglio, perché diciamo di no. Il sigillante, vabbè, innanzitutto comprende delle ruote un po' diverse da queste qua. Sono delle ruote tubeless, un po' come i pneumatici delle macchine, in cui viene inserito il sigillante proprio per se il copertone subisce un foro, ci pensa il sigillante. Alcuni sigillano anche le camere d'aria, cioè ci sono dei sigillanti appositi da inserire dentro la camera d'aria insieme all'aria appunto che viene immessa. E riducono sì il rischio di foratura, ma se disgraziatamente si fora, quella camera d'aria è inutilizzabile, quindi noi uno dovremmo averne una di sostituzione, perché praticamente il sigillante si secca al suo interno e non ci permette più di mettere la nuova aria. Esatto. E due, diciamo, per strada, per un utilizzo urbano, siccome succede di poter forare, non sono molto indicati, infatti si utilizzano soprattutto per chi fa gare, uscite un po' particolari, soprattutto con la mountain bike. Se non usa la bomboletta sì, è nessuno, nel senso che comunque la bomboletta a mio avviso è monodose, nel senso una volta usata comunque la camera d'aria la butti, sì. E comunque anche i meccanici ciclisti tendono a sostituire direttamente la camera d'aria, nessuno ormai le ripara più. Quindi avere una camera d'aria di scorta è sempre raccomandabile. Anche le soluzioni come le bombolette vanno bene. Soluzione per arrivare almeno a destinazione, certo.